Eccoci a questa nuova puntata del... Stavo per dire logico mini schifo perché ieri sera ne ho guardati tipo una ventina. Io Super Mario Bros. Un'informazione che non c'entra niente. E vabbè. Esattamente, Invece che fa il tornare teletrasporto indietro. nella caverna. Sì. Si può trasferire da oro bianco? Servono 2 DS, vero? Sì. No, No, no. No. Topo Gigio? Servono 2 DS. Che pillole. Devo andare a giocare. Non dai, stai zitta, ce l'hai già detto. Devo andare a giocare il tuo DSi. Sarà nella scatola delle schedine. Nella scatola delle schedine? Cavolo, è vero, dobbiamo tornare. Allora, in questa parte. Sì, andiamo. No, ci serve il retino. Quindi in questa parte risaliremo al cielo. Ascesa al cielo, o meno più. Beh, la sto potendo comunque. E poi non mi piace fare battute teologiche. Perché l'ha messo per forza con 2DS? Torniamo nel cielo. E andiamo finalmente a. Alla bottega di Terry. Non so se sì, ve l'avevo già fatta vedere prima e comunque vi ho già spiegato che cos'è prima. Ricordi, Matt? È una bottega. No, è una casetta volante. Ah, è vero, è una casetta volante. Com'è che si chiamavano più? Non me lo ricordo più. Che cosa? I coda di luce. Dove lo ricordo? Bisognerebbe andarselo a vedere. In realtà si chiamano Sol Canubi. No, tu l'avevi chiamato in un modo strano. Ora. Lanciamoci al mercato. Sì. Scusa, non si fa male quando si lancia? No! Poverino. Questa è la voce di un personaggio nuovo che conosceremo tra tanto tempo. Si chiama Topo Gigio. E sarà il boss del primo tempio. Beh? Ah, c'è la cornice. Sì. Ecco, e questa è la bottega di Terry, nonché casa di Terry, nonché museo di Terry. Museo? Sì. Sono d'accordo. Era rotto. Ecco, questo è Terry. È il difensore del Chelsea. Oh, parli io come Terry. Hai la bottega di Terry, puoi farti fuori quello che hai bisogno. Dai pure un'occhiata attorno. Ovviamente se vuoi comprare qualcosa mi farebbe molto piacere. Dammi 300 euro. Mi dispiace, costa troppo. Non lo puoi comprare, non è in vendita. Un articolo molto utile, costa solo 800 kou. 800 kou sono 50 rupie. Hai ottenuto il cugino. Ti sarà utile per catturare razzi. Ah. Insetti. Bene, ci serve perché ci sono ape. Ci sono delle api. Ora, il porta rupie, tanto per curiosità, quanto costa? Ah, questo è un porta rupie extra, è molto utile, però non è in vendita. Però magari per 500 rupie te lo posso vendere. O per 700 kou. Rupie. 700 kou sono 100 rupie. Ma 800 non erano 60. È un'interferenza. Ah. È un'interferenza. Allora, adesso io devo cow. Ho sbagliato. Bene, ora. Io ora ho sbagliato. Dobbiamo tornare di nuovo giù. Ma sei andato lì solo per comprare la retina per catturare le api? Esatto. Come hai fatto a capire che era per le api? L'hai detto tu. Ho detto che era per le api? Sì. Ah. Hai rovinato la sorpresa agli spettatori, adesso si vendicheranno e ti manderanno un pugno pizzo. Che bello! Perché c'è una colonna di luce? Perché per scendere. Cosa c'è sotto la colonna di luce? Ah già, l'avevi detto l'altra volta al fine del volto, quando ti ho chiamato. Esatto. Ci vediamo la prossima puntata per vedere cosa c'è sotto quella colonna di luce. C'è la foresta. Intendevi quella? Ecco. E d'ora in poi invece che catapultarci dove eravamo l'altra volta, perché ho così pochi punti di salvataggio? Punti di salvataggio? I punti dove salvare?
Ne hai visti solo tre in tutta la tua vita? No, 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 ho salvato, ho salito al cielo. Ho sceso al cielo, com'era più... Ma è da troppo tempo che non vado a messa. Sai, una preghiera che a un certo punto dice... Era la volontà di qualcuno ascesa al cielo? Sì, è ascesa al cielo, è ascesa al cielo. Con chi? Stava parlando di Link. Il prete stava parlando di Link. Sono Link. Ops. Ma mi sei fatto male. Ok, non fate come me che sono un emerito insegnante. Cosa vuol dire emerito insegnante? Ignorante. Un emerito insegnante. Dov'è che era cosa per teletrasportarsi? Per trasferire qualcuno nel corridoio. Uffa, un po' comunque sapore. Cavolo, ci sono già le api! Picchiale, picchiale! Ecco, abbiamo preso la nostra prima ape. Io per esempio ne ho 88. No, 98, scusate. E quindi? Niente, è il primo insetto che abbiamo preso. È volato via, Raffi. Eccole! Avete capito ora perché ho preso il retino? Si punzecchiano? Sì. E le pulcine. Perché c'è uno strano scarabeo sulla corteccia dell'albero? È un filone cottero. Perché lo catturi? Lo catturo insieme alle ultime api che mi rimangono. Facciamo prima. Perché devi per forza dare tutto l'erba? Perché se no non si vedono delle cose che ci serviranno. Ora basta che ci sbrighiamo. E poi ci sono sempre delle rupine d'erba. Ok. Prendi i semi. Ecco, larve d'ape ci serviranno per potenziare il nostro scarabeo. Ok, non abbiamo ancora lo scarabeo. Vi sbrigate a farti prendere? Cavolo, sei l'ultima. Ok. Al centro poche trasporto. Il centro poche trasporto. È per trasferire i Pokémon, no? Sì, intendevo che cosa c'entra. Per le A. Se cadi. Ti togli un cuore e ti riporta su. Può colpire mentre sei lì su lì. Sei caduto. Ops. Tieni un colpo con la fionda, strompito. Come hai fatto a capire che lo stavo per fare? Poverino. Dopo morte. L'ho fatto ieri. Ecco di nuovo Pigoron lo so. Ed ecco che abbiamo ucciso il nuovo nemico. E che è Pigoron? Pigoron è il... Ah no, non c'eri ancora. Un topo gigante. Trovato! Beh, ero convinto ci fosse qualcosa. Ah ecco. Cosa serve questo rilevatore? Se vuoi guardarsi intorno? Ok, non visto. E qua fa tutto da solo. Cosa serve questo rilevatore? Un po' per guardarsi intorno, un po' per vedere dove devi andare per trovare Zelda. Questi cosetti verdi?
Beh? Perché non gli si appiccicano? Ok. Ora, cercando di stare dritti, visto che non so manco io cosa. Ne ho due addosso senza accorgermi. Mac, puoi guardare un attimo quanti minuti ci restano? Ah. Devo sincronizzare la webcam con tutto il resto del corpo. Non volevo uscire. 10 minuti e 50 abbiamo fatto. Già 10 minuti e 50, dai, voglio arrivare almeno da Pigoron. Mi è piaciuto. No. Come no? Ma non parlo con te. Parlo che devo andare a togliere gli strumenti tutti che. Cosa ci dirà Pigoron di molte. Brutta pianta, muore. Ci dice quello? No. Ah, come si chiamava pianta? Pianta pirla. Pianta pirla. Perché ha la bocca? Cosa si dirà il Pigoron di molto interessante? E la roccia, ci incontriamo! Cosa si dirà? Lo scopriremo nella prossima puntata. La voce di...